Ciao ragazzi, Xyuderone anche oggi qui con voi per un nuovo video di Clash Royale. Guardando un pochettino in giro ho visto che quello che vi sto per mostrare è il deck più affidabile degli ultimi giorni per fare trofei in ladder. L'ho visto giocare dai top mondiali, lo sto vedendo giocare da un sacco di persone, chi con delle varianti o meno, voglio farvelo vedere. Un deck non facilissimo, ma di un impatto e di una potenza devastanti. Attacchi principali, ovviamente i maialini royal e il barile barbarico che va ad aiutare. Poi, in base alla situazione, ci sono tante combo. Come vedete abbiamo la gabbia goblin che serve sia per deviare gli attacchi che per una ripartenza, quindi gabbia goblin e macchina volante, ad esempio due spell, frecce e fireball per sistemare tutto quello che potrebbe succedere nell'area dell'avversario, scaricuccioli e guardie e reclute royale per invece aiutare sia l'attacco che ovviamente la difesa e poi la ripartenza. Voglio farvelo vedere direttamente sul campo contro BFA del clan EDPI. Apriamo subito con le guardie. Lui apre con un moschettiere sulla sinistra. Purtroppo non abbiamo la fireball, quindi saremo obbligati a trovare una soluzione alternativa. Via subito la princess. Immediatamente. Andiamo ad aiutare con il barile barbarico. Lui gioca un cannone che in realtà noi non impensierisce, peccato che c'è un range di azione leggermente alto e quindi ha distrutto il nostro barbaro, ma guardate già la combo che entra, qui siamo obbligati a fare una giocata abbastanza brutta che è quella di counterare il suo barile goblin con una fireball. Non è un problema, siamo andati sotto di uno ma abbiamo distrutto la sua torre di destra. Salute. Mettiamo una gabbia goblin. Vediamo come decide di aprire lui. Noi andiamo a spingere ancora sicuramente con le guardie. Mi sa che si è arreso. Maiali e macchina volante, andiamo. E let's go. Una win facile. Dai, questa non... Non la contiamo. Gabbia goblin intanto che si esaurisce, esce il Goblin Giant. E come vedete, senza nessun problema, andiamo a mangiarci la sua torre centrale. Scaricuccioli e macchina volante poi completano l'opera. Questa però non contava. Ha visto un attacco, si è spaventato. Ha chiuso tutto. Andiamo a vederne un'altra. Forza. Contro Freddy 100 dei Valhalla. Proviamo ancora con una gabbia goblin. Attenzione, spirito elettrico per lui. Vediamo come vuole sostenere l'attacco. Princess. Via la palla a fuoco. Nel chill più totale. Lui è un po' titubante. Non capisco bene quali siano le sue idee. Vediamo il goblin gigante che ha sostenuto il suo... Ok, chiaro. Andiamo a togliere un attimo il bombarolo. E poi possiamo un attimo servirci degli scaricucci. Non ho capito perché ho perso la mia macchina volante. Dove è andata la mia macchina volante che doveva andare a destra? Va bene, fa nulla. Possiamo spingere, possiamo... Pericolosissimi questi maiali. È riuscito a giocare molto bene lui il suo bombarolo. Però noi riusciamo ancora con l'aiuto degli scaricuccioli a retargettare l'attacco della sua truppa. Io non so perché la mia macchina volante si sia andata a fare i fatti suoi. Gabbia goblin per evitare che la princess possa loccare la mia torre. Non glielo posso concedere. Lui va ancora in protezione e qui mi aiuto del barile barbarico per poter procedere con l'attacco. Via di nuovo il bombarolo. Attenzione alla mongolfiera che arriverà. Bravo, come l'ha ciclata bene questa princess. Bravo. Una snowball. Countera bene. 1590 la sua torre di destra, 2108 l'altra torre di sinistra. Prepariamo un attacco, perdiamo una torre.
Fermiamo un attimo la sua mongolfiera il più velocemente possibile. Forza, ragazzi. Forza, ragazzi, andiamo, andiamo. Forza, ragazzi. Ok. Attenzione al bombarolo che arriva. Via il bombarolo, via il bombarolo. Dai, 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 dai. Siamo dentro, siamo dentro, siamo dentro, siamo dentro. Ok, abbiamo l'ultima recluta royale che era rimasta. Barile barbarico. Fermiamo di nuovo la mongolfiera, ok? Lui non so come vorrà sfruttare il suo vortice. Eccolo lì, infatti. Ma riusciamo ad andare a dare una mano? I maialini dovrebbero tirarli giù. La torre 82, 19, torre giù. E adesso attento. Arriva adesso, arriva adesso, arriva adesso. Arriva adesso, arriva adesso. O spingo adesso, non spingo più. Per il barbarico era meglio che venisse giocato un po' più spostato. Voglio capire come... Ok, 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 ok. Vai, vai, vai. Non ha più il vortex, non ha più il vortex. Bene le frecce, attenzione. Fireball e ribaltiamo il game. E ribaltiamo il game. Let's go. Let's go. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Che clacciata incredibile. Che deck potente, ragazzi. Che combo che vengono fuori. Shixi degli Arensa. Andiamo a vedere un pochettino. Qui si può gestire un po' come si vuole. Barile barbarico giusto per tastare il terreno. Lui va a counterare con un mega sgherro. Scaricuccioli per me. Dovrebbe andare, esatto, di fireball. Questo mi permette di preparare la mia fase di attacco. Non ha più la fireball. Andiamo con i maiali, che insieme alla macchina royale dovrebbero... oddio, alla macchina volante dovrebbero aiutarmi tanto. Fireball su questa strega. Macchina volante che continua a loccare. Via la strega, via la strega. Attenzione! Attenzione al principe nero. Voglio un attimo deviarlo, perlomeno con i primi attacchi del goblin gigante. Non pensavo che fosse così efficiente la torre a terminare il suo principe nero. Peccato, qui gli abbiamo regalato due di Elisir con un barile barbarico che ho giocato un po' più per paura. Come vedete non abbiamo ancora utilizzato le guardie. Splittiamo entrambe le truppe in modo che lui si... Esatto, proprio per questo. Lui vuole andare con la fireball su una delle mie due truppe. Va bene, non è un problema. Abbiamo gli scaricuccioli comunque che ci aiutano. Difficilissimo riuscire ad avere disponibili subito i maiali, ma li abbiamo. Lui non ha la fireball. Vediamo se almeno uno scaricucciolo riusciamo a salvarlo. Sarebbe fantastico. Abbiamo dei maiali che si stanno rivoltando. Splittiamoli un attimino. Qui invece sì che ha senso andare di barile barbarico. Strega madre che è veramente fortissima in questo frangente. Goblin che comunque insieme al barbaro nuovamente mi aiuta per arginare il suo attacco. È a 2,66. Non penso che lui si aspetti che noi apriamo con le reclute royale. Scaricuccioli. Macchina volante. È quasi certo che perderemo la torre. Forse no, invece. Forse no, invece. Attenzione. Il pescatore. Ma come il pescatore? Vai, 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 vai. Giù la sua torre di nuovo. Macchina volante che sta facendo la sua porca figura. Gabbia Goblin. Reclute ancora davanti. E adesso cominciamo a tappare i buchi. Adesso cominciamo a tappare i buchi. Forza, quattro reclute su un gigante royale. Fanno veramente male. Non lo fanno neanche attaccare. Frecce. Oddio, barile barbarico. Potrebbe non avere più spell. Obblighiamolo comunque. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che roba. Se anche lui avesse utilizzato uno spell per andare sulla mia torre di destra, io avrei avuto 5 maiali e 4 maiali che andavano a mangiargli la torre di sinistra. Molto bene. Ributtiamoci ancora nella fossa contro Yon Kinch del clan Infinity. La vedo pericolosa.
gabbia goblin per aprire, molto, molto tranquillo. Lui gioca dei pipistrelli alti. Non mangiucchiarsi. Ok, strega nera per lui. Apriamo con i tre scaricuccioli. Il bocciatore. Maiali. Maiali, maiali, maiali. Con macchina volante, vai, 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 vai. Non ha più elisir, non ha più elisir. Va bene. Ok, qua per deviare un attimino il bocciatore, il più possibile. La torre deve taggare il bocciatore, praticamente l'ha distrutto, subiremo un attacco e poi niente di più. Molto bene. Peccato che lui avesse l'Orda di Scheletri, perché l'Orda di Scheletri è una carta, come vedete, counter per i miei. Lui gioca dietro un Giant. Ok, questo gioca con Gigante e Bocciatore. Scaricuccioli. Sono pronto a sparare con i maialozzi. Niente maiali, niente maiali, niente maiali. Gabbia per Goblin. Attenzione, 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 attenzione. Pronto a partire con i maiali adesso. Se ne è salvato uno, fantastico. Sempre lo stesso discorso. Sempre lo stesso discorso. Ah, barile, che non ha preso neanche uno scheletrino. Si sono spostati tutti, peccato. Andiamo un attimo a dare una pulita, perché qua, se no la situazione potrebbe diventare pesante. Lui è sotto, ma ha trovato una buona combo per riuscire ad andare sul ponte e a fare dei chip damage. Ma non ho capito se ha la fireball, non me lo ricordo. Obblighiamolo. Obblighiamolo a difendere, obblighiamolo a difendere. Pesantissimo questo cimitero. Pesantissimo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Macchina volante ancora. 580. Non ha più gli scheletrini lì. Andiamo a pulire un attimo. Riusciamo forse a fargli una torre? Ve l'ho detto che sarebbe stato difficile. Ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Però comunque... No! Non ho visto che era rimasta a 14. Peccato, peccato, peccato. Comunque, dai, non è andata ugualmente male. Ve l'ho detto subito che sarebbe stata difficile allo start. Deck che, come avete visto, funziona alla grande. Vi invito a provarlo perché è tanta, tanta roba. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, ragazzi, pollicione in su, non ve lo dimenticate. Un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!